Un presidio permanente di sindacati per difendere il posto di lavoro di 87 dipendenti a rischio dopo l'annuncio della messa in liquidazione della Yokohama di Ortona, azienda che produce da anni tubi per il trasporto di petrolio e gas. Fabio Giannetti, RSU Will. La settimana scorsa ci siamo incontrati con l'azienda per discutere il premio triennale di partecipazione. Eravamo quasi arrivati a un'ipotesi di accordo, invece lunedì i colleghi che erano al lavoro, dopo che sono entrati dei rappresentanti legali dell'azienda, della Ernst & Young, sono stati chiamati in una riunione urgente e sono stati invitati al cancello di uscire, consegnando tutti i device aziendali, computer e cellulari, prendendo gli effetti personali e uscendo immediatamente. Sindaco di Ortona, Leo Castiglione, una notizia inaspettata, quella della Yokohama, che mette insomma tutti in allarme. Una notizia inaspettata, certo, che non rispetta i lavoratori, non rispetta una città, e non trova giustificazioni perché è arrivata dall'oggi al domani la chiusura delle attività dello stabilimento di Ortona, l'unico in Europa da parte della Yokohama. Venivamo da una fase difficile, lo sapevamo, già l'anno scorso c'era stato un primo incontro, però c'era stato un piano aziendale di rientro a cui si stava dando esecuzione, quindi c'erano tutte le premesse per poter continuare l'attività. Addirittura in questi giorni i sindacati stavano trattando per i premi di produzione, quindi si capisce bene che non c'è una logica in questa decisione aziendale che porteremo sui tavoli regionali e nazionali, perché bisogna trovare una soluzione assolutamente. Mi sono fatto subito portavoce presso l'assessorato di competenza con l'assessore Febbo e già lunedì a mezzogiorno avremo un incontro, un tavolo importante con i sindacati a livello regionale, con la proprietà e con la regione appunto. Ma questo comporterà anche l'impegno sui tavoli nazionali, perché sicuramente il Ministero dello Sviluppo Economico verrà investito di questo problema e chiederemo di aprire un tavolo di crisi a livello ministeriale. Franco Musa, segretario cittadino del PD, dunque una situazione molto difficile e critica. Eh sì, una situazione che aggrava ancora di più, se si poteva aggravare, la situazione occupazionale di questa città e quindi dell'intero territorio. È una situazione che bisogna assolutamente gestire nella maniera più proficua possibile, almeno così ci si augura. Tanto è vero che ieri abbiamo prodotto un documento al sindaco della città di Ortona, dove chiediamo immediatamente, a nome di tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale, un tavolo di concertazione per arrivare immediatamente a un documento condiviso da portare eventualmente anche al tavolo regionale.